Cominciamo stasera con questo primo incontro dal titolo Terni e Belvedere Marittimo, archeologia e architettura a confronto su San Valentino. Proseguiremo poi a marzo con un primo incontro con Gioacchino Lena, che penso conosciate tutti, già archeologo di fama direi internazionale, un Riedemann così, con un incontro sulle armi longobarde rinvenute negli scavi sul lago Cecita la scorsa estate, e discuteremo delle prospettive future questi scavi. Concluderemo poi questo primo ciclo di incontri il prossimo 26 marzo con la chiesa di San Gennaro dal codice di Bamberga e Bolli Laterizi, ipotesi su Scolacium. Avremo per l'occasione Chiara Raimondo, che è presidente dell'Istituto di Studi su Cassiodoro in Calabria. Passiamo quindi nel vivo della discussione, e lo facciamo innanzitutto porgendo i saluti del Vescovo di San Marco Argentano, della diocesi di San Marco Argentano e Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno, che teneva moltissimo a essere presente qui. Sappiamo tutti la levatura morale, culturale, ma anche sociale, l'abbiamo visto tra l'altro nella vertenza in primo piano sulle Terme Lugiane, ma purtroppo per motivi di salute non è riuscita a venire. Lo sostituisce, tra virgolette, in maniera più che eccelsa, Monsignor Francesco Cozzitorto, che tra l'altro è vicario della forania di San Marco Argentano, ma è stato recentemente insignito dal Santo Padre come cappellano di sua santità. E diamo quindi la parola per i saluti a Monsignor Francesco Cozzitorto. Grazie. Sono in parte, l'ho già fatta. Io sono interessato ai beni culturali dal 1980, cioè il dottor Sanate, e conosco bene, mi conosce pure bene da allora, e ero a San Donato e abbiamo sistemato con il Ministero dei Beni Culturali, anche con la sovrintendenza, qui ben 7-8 chiese, non tante. Tra le altre cose, professore che è esperto, abbiamo restaurato il santuario di San Michele Arcangelo, che è di origine longobarda, come abbiamo la cappella pure di San Donato, che ha gli affreschi sul doppio strato longobardo pure. Quindi sono interessantissime da questo punto. Quando ho sentito sulle armi, e ho detto, può darsi che verrò a sentirle su questo, perché è un argomento di cui sono appassionato, ecco, quindi non mi dilungo su queste cose. Sono qui appunto perché, delegato dal mio vescovo, Monsignor Leonardo Bonanno, che si rammarica di non essere potuto venire perché è influenzato, e per portarvi il suo saluto e il suo compiacimento per l'importante iniziativa su San Valentino, nel giorno della sua festa, la festa degli innamorati, e quindi auguri a tutti, siamo tutti innamorati, no? Auguri, veramente di cuore. Santo importante per la Calabria e soprattutto per la diocesi di San Marco Argentano Scalea,
poiché le reliquie di San Valentino sono custodite nel convento di San Daniele a Belvedere Marittimo, che fa parte della nostra diocesi. Grazie alla pubblicazione fatta da questa sovrintendenza sulla vicenda San Valentino, si è scoperto che il documento conservato e tradotto, conservato nel convento, è stato erroneamente tradotto e trascritto. Poiché non si tratta di cimitero cipriano, come veniva citato in una prima traduzione, ma di Ciriaca, più conosciuto come catacombe di San Lorenzo sulla Tiburtina. Questo ci induce a una riflessione. Se le reliquie presenti a Belvedere provengono dalla catacomba di San Ciriaca, si deve pensare che potrebbe trattarsi delle reliquie di un altro Valentino, forse il presbitero romano, perché quello che ce l'abbiamo come santo innamorato è il vescovo. La devozione per il santo di Belvedere, come derivazione ternana a Terni, potrebbe essere messa in discussione e ci porterebbe a propendere per una nuova teoria che esula da quella finora discussa, perché non troverebbe riscontro oggettivo con la provenienza ciriaca. Se dovesse essere giusta questa nuova ipotesi fatta nelle pubblicazioni, si potrebbe fare un collegamento tra Belvedere e la città di Este nel Padovano. Qui infatti, nell'oratorio dedicato a San Valentino, fondato dalla Confraternita della Morte nel 1627, sono custodite le reliquie del martire, traslate nella città nel 1674, e anche queste provenienti dalle catacombe di San Ciriaca de Gordi. Quindi c'è questa trasformazione, possiamo dire, no? Questa identificazione più precisa. Plaudo quindi a questa nuova scoperta, diciamo, ecco, e a chi ha fatto la trascrizione e la traduzione, in particolare alla dottoressa Enrichetta Salerno di questo ufficio. Complimenti. Mi complimento ancora una volta per la splendida pubblicazione, il quaderno numero 5 della sovrintendenza del 2011, dove queste cose sono brillantemente descritte. Auguro a tutti sempre più approfonditi studi sui tesori religiosi e civili della nostra cara Calabria, e vi ringrazio a nome del Vescovo per il lavoro che compite quotidianamente con competenza e abnegazione. Auguri a tutti e buon lavoro.